Al via ieri e fino a mercoledì nei padiglioni di Verona Fiere la 56esima Vinitaly, con la partecipazione di oltre 4.000 cantine, attesi più di 30.000 operatori internazionali provenienti da 68 nazioni. 4 giorni di business, ma anche di momenti di confronto che coinvolgeranno anche 1.200 top buyers internazionali. In evidenza il mondo vitivinicolo veneto, con presenze anche bellunesi. Noi siamo produttori da 4 generazioni e quindi ci portiamo un po' un bagaglio di conoscenze dietro, che però cerchiamo di migliorare ogni giorno con il nostro lavoro. C'era una pubblicità che mi ha colpito tanti anni fa di un noto marchio di grappa che diceva: è molto facile fare una buona grappa, bastano delle buone vinacce e 100 anni di esperienza. Ecco, col vino è un po' la stessa cosa. Noi siamo in Veneto e anche in Friuli, però io sono cresciuto a Settevilla, che prima si chiamava Vas e poi Quero Vas, e tra l'altro ho fatto anche il sindaco di questo paese, quindi io mi sento veramente bellunese e cerco di portare un po' anche al di fuori della nostra provincia e della nostra regione un qualche cosa di bello che facciamo noi in provincia di Belluno. Una kermesse che si annuncia anche nel segno della sostenibilità ambientale, sempre più presente anche in questo settore, ma anche nella lotta al falso Made in Italy per la tutela dei nostri produttori. L'iniziativa al Brennero è per portare in trasparenza ancora purtroppo delle criticità che ci sono a livello europeo rispetto a ciò che avviene all'interno delle filiere agroalimentari. Noi vogliamo creare un meccanismo per il quale ci sia l'obbligo dell'origine in tutti gli Stati membri, la certezza per il cittadino consumatore rispetto a quello che acquista. Il settore vitivinicolo è il modello. Di fronte a un'etichetta c'è la certezza rispetto a quello che si acquista, con una scelta fatta dai cittadini anche in termini di valorizzare la qualità. Questa edizione del Vinitaly certifica che il settore enologico sia in crescita anche per lo sviluppo del turismo. Oggi l'enoturismo in particolare, che è stato disciplinato anche da legge regionale oltre che nazionale, ci dimostra che il turismo cresce legato proprio al settore dell'enogastronomia. Non a caso il turismo slow, green sul territorio, accompagnato anche da un turismo di tipo sportivo, ha fatto crescere i numeri con un più 4% rispetto all'anno precedente, record storico, 72 milioni di presenze in Veneto.